l'artista Camilla Falsini si è confrontata con un luogo e un concetto che è fra i più importanti a Roma, la più antica Regina Viarum, prima grande strada del mondo romano, vera, è un universo complicato in cui si innestano varie simbologie e moltissime icone. Fra queste, in particolare, è l'esperienza di Massenzio. Dietro di me c'è Ponte Milvio. Proprio qui, 1700 anni fa, si sono scontrate due idee differenti di mondo. È dal risultato di quello scontro che è cambiato il futuro dell'impero romano, ma che è cambiato anche il futuro dell'Europa. Nel 293 d.C. l'imperatore Diocleziano, per cercare di contenere le continue rivolte nell'esteso impero romano e per assicurare la successione pacifica degli imperatori, lo divise in quattro parti. Diocleziano assegnò le due zone maggiori a sé e a Massimiano, che erano i due Augusti, e le due minori a Galerio e a Costanzo Cloro, che erano i due Cesari. Iniziò così la tetrarchia, che permetteva all'impero di conservare la sua unità. Le leggi erano emanate a nome dei quattro principi e i provvedimenti adottati erano quindi comuni. I guai iniziarono quindi alla morte di Costanzo Cloro. Nel 306 d.C., le legioni d'Occidente, anziché favorire l'ascesa al potere di Severo, il suo Cesare, acclamarono imperatore d'Occidente Costantino, il figlio illegittimo di Costanzo Cloro. L'anno dopo in Italia, Massenzio, figlio dell'Augusto Massimiano, si autoproclamò imperatore. La guerra per stabilire chi avrebbe regnato sull'impero divenne quindi inevitabile. Così Costantino e Massenzio si scontrano proprio qua, a Ponte Milvio, il 28 ottobre del 312 d.C. Massenzio annega nel Tevere e il vincitore Costantino rifonda un sistema di potere basato sulla successione dinastica. Massenzio è appunto colui che viene sconfitto, addirittura è l'imperatore che morirà durante la battaglia. Ma l'idea di raccontare una storia diversa della via di Roma dal punto di vista di un perdente ha probabilmente stimolato in Camilla una serie di riflessioni che l'ha portata a fare una grande sintesi dello spazio su cui era stata chiamata a intervenire. Il murale di Camilla Falsini è dedicato proprio a Massenzio. È in un punto del raccordo anulare vicino alla via Appia, all'uscita Gregna Sant'Andrea, tra la numero 22 e la 23. L'artista Camilla Falsini è una pittrice e un'illustratrice romana che espone in molte gallerie e musei e le cui opere sono spesso realizzate sul legno, sia le pitture che le sculture. E sono popolate da esseri spesso enigmatici e comunque sempre stilizzati. Queste creature sono spesso metafore e simboli di stati d'animo, di avvenimenti. Non sono quasi mai drammatiche, ma colorate, fantasiose, adatte a illustrazioni per libri infantili. Infatti è un'altra specializzazione dell'artista. Io ho chiesto a Camilla Falsini di dipingere questo murale proprio per la sua capacità di sdrammatizzare alcuni temi. In una zona ricca di monumenti funerari come quella dell'Appia, è importante possedere la capacità di sintetizzare in un'unica immagine una vicenda complessa come quella della battaglia tra Massenzio e Costantino, l'avvenimento che ha consegnato Roma alla cristianità. Il testo, quando l'ho letto, la prima cosa che ho pensato, ecco, potrei lavorare su questo, è stata, diciamo, l'aspetto delle battaglie, perché è un tema da me raffigurato sempre, anche se in un'ottica più medievale, ma comunque poteva essere interessante lavorare su quello. Poi però ho pensato che comunque raffigurare una battaglia su un muro di dimensioni anche abbastanza grandi poteva risultare un po', a parte forse didascalico rispetto al testo, cioè troppo illustrativo, ma anche pesante visivamente, e quindi mi sono concentrata su un altro aspetto più legato ai simboli, che è quello in cui appunto Ilaria Beltrame cita i bucrani. Durante le fasi della lavorazione dell'opera di Camilla sono rimasto sorpreso nello scoprire che i soggetti raffigurati non erano i soliti cavalieri di Camilla o legionari romani, ma erano bucrani, cioè gli scheletri di teste di bue che lei ha scelto come simbolo per la via Appia, la regina delle strade di Roma. Il bucranio è il teschio messicano del mondo romano, sostanzialmente, a livello di interpretazione, cioè è un teschio di un bue o di una mucca, a volte anche di un ariete o di una capra,
i cui buchi, cioè i cui segni dell'assenza della vita sono riempiti da fiori, da frutta, da segni di abbondanza. E ci dice una cosa, che dopo la morte c'è sempre la vita. Quindi questo concetto è quello che ha guidato in qualche modo l'arte di Camilla sull'Appia Antica e l'ha portata trasversalmente anche nella vicenda di Massenzio. Massenzio, imperatore, nel momento in cui si dovrà scontrare con questo Costantino, uno straniero che viene eletto negli accampamenti dei soldati di Erboracum, quindi a York, nel nord dell'Inghilterra, quest'uomo venuto da fuori Roma, è uno straniero, è alieno al mondo, al concetto di mondo romano. Di conseguenza Massenzio, per prepararsi allo scontro, compie un gesto che lo rende come concetto una vittima sacrificale in piena regola, cioè va a nascondere sul colle del Palatino, quindi nei suoi possedimenti, quelli dell'imperatore, va a nascondere le insegne dell'impero di Roma, cioè i simboli del potere imperiale, come a dirci che su Ponte Milvio si scontreranno due idee completamente diverse di impero. Quella di Costantino non è l'idea di Augusto. Il cerchio che traccia Camilla nelle sue ricerche infatti ci conduce proprio in vari luoghi. Per l'ispirazione di quest'opera, la scrittrice Ilaria Beltramme ha accompagnato Camilla Falsini al Museo Nazionale Romano, dove sono custodite le insegne imperiali che Massenzio seppellì prima di andare alla battaglia di Ponte Milvio. La cosa più impressionante, forse anche proprio per come l'hanno sistemata, evidentemente perché ha un'importanza, hanno dedicato una stanza alle insegne imperiali che sono state ritrovate anche molto di recente, nel 2005, e che in realtà sono un ritrovamento di un'importanza pazzesca, perché sono le insegne che vennero sepolte e che erano proprio il simbolo della Roma augustea che muore, che a scapito di un'altra visione completamente diversa. Quindi vedere quelle insegne è stato molto coinvolgente. Camilla è venuta anche in giro con me a caccia dei bucrani. Ne abbiamo trovati diversi, da quelli del sarcofago di fronte al palazzo del patriarcato dei Siri di Antiochia a quelli interni alla Rapacis, da quelli di Villa Celimontana a tanti altri. Camilla ha cercato i segni della vita e della morte anche lungo la vicina via Appia Antica, ovviamente, dove ci sono molti mausolei di famiglie patrizie romane. Quella zona della via Appia è così anticamente legata alla morte che, mentre Camilla dipingeva, degli abitanti del luogo l'hanno chiamata per andare a visitare delle tombe romane che sono state casualmente trovate proprio lì a fianco al suo muro. Durante gli scavi abbiamo trovato addirittura, cioè, siamo uno scheletro, anche lo scheletro di un cavallo, quindi hanno seppellito sia l'uomo che il cavallo insieme. Quattro enormi personaggi dalla testa ad ossa si presentano all'osservatore come due fazioni opposte che si stanno contendendo quei tre fiori variopinti che sono dipinti dall'artista al centro del muro. Sembrano due eserciti, quello di Massenzio e quello di Costantino, che si fronteggiano per la conquista delle insegne imperiali. In quelle lacrime di sangue che fuoriescono dai bucrani e che formano il mare rosso alla base del murale, oltre al sacrificio di Massenzio, c'è un chiaro riferimento anche al sangue dei buoi che veniva sparso nei campi in questa zona come benedizione pagana per augurare fertilità. È una zona di sepolcri e mausolei, ma è anche di coltivazione e di allevamenti. Il bucrano è dunque qui ad osservarci come un monito, ci ricorda quel bisogno di rinnovamento che Roma periodicamente ha.